professionisti. Allora, ciao a tutti, sono Simone Villani, sono in compagnia di Danilo Derogatis, il responsabile informatico della sicurezza dell'Università di Foggia. Quindi diciamo, andiamo a conoscerlo più precisamente con alcune domande, più che altro specifiche, visto che si è appena conclusa la conferenza sulla sicurezza informatica qui al Pascal. Infatti proprio adesso siamo nella biblioteca. Quindi Danilo, che cosa ci puoi dire a proposito di Anonymous, diciamo che è cioè, il nome di un'organizzazione che si è venuta a creare in questi periodi, in questi anni più che altro, e di cui appunto abbiamo anche parlato durante la conferenza? Anonymous è un gruppo, diciamo, di quelli che vengono chiamati hacktivist, che è la contrazione di hacker, diciamo, anche se il termine è molto improprio, e attivista. È un gruppo di, diciamo, di persone, di soggetti, che a intervalli quasi regolari scatena, diciamo, delle campagne contro, per, diciamo, cause di carattere sociale, politico, di vario genere, contro governi oppure contro organizzazioni, contro diciamo, organizzazioni che magari violano i diritti di qualcun altro, di qualche soggetto. Quindi, diciamo, essenzialmente sono attivisti che utilizzano i sistemi informatici per condurre le proprie azioni. Generalmente quello che fa Anonymous è attaccare, diciamo, delle piattaforme, ripeto, per motivi diciamo, di carattere comunque sociale, e perché decidono che, diciamo, di lottare per una certa causa e quindi attaccare chi magari è il fautore di questo, diciamo, chi ritengono che sia da attaccare per motivi, diciamo, legati all'attività di questo soggetto. E generalmente possono condurre, per esempio, attacchi di tipo, dal punto di vista tecnico, attacchi di tipo di DOS, che è Distributed Denial of Service, significa essenzialmente quello un po' che accade con le botnet, ovvero bombardare di traffico un sito web per ridurlo, diciamo, all'impotenza, in sostanza, cioè fare in maniera tale che non risponda più, oppure violare il sito web, quello che è il cosiddetto defacement del sito web, violare le difese di questo di un sito web per diciamo, mettendo una pagina dimostrativa per appunto dimostrare che il sito non era sicuro come si riteneva e che quindi è stato violato. E sono, diciamo, tutte azioni di carattere dimostrativo. Citavo prima al tuo collega che per esempio c'è stato un po' di tempo fa l'attacco all'università, ma c'è stato anche l'attacco al CNAIPIC, che è la struttura della Polizia di Stato che si occupa appunto di sicurezza informatica. E diciamo, è soprattutto il clamore mediatico che viene fatto il primo effetto, diciamo, di attacchi di questo genere. Poi effettivamente spesso vengono diciamo, pubblicate informazioni riservate, perché è sempre il solito discorso di chi è la colpa, di chi gestisce la sicurezza dovrebbe gestirla meglio, oppure di chi scopre le falle e le sfrutta, di chi è la colpa. È un po' il caso di Aaron Swartz che abbiamo citato prima. Va bene, diciamo che tutti i presenti in questa sala sicuramente avranno un profilo Facebook, e come ha detto lei, tutto quello che scriviamo su Facebook rimane negli anni all'interno del web e può essere ricercato da chiunque. Sì. Quindi, cioè, qualche giorno fa Neri Mascorea, il comico Neri Mascorea, alla trasmissione di Fabio Volo, ha detto che cioè, non mi interessa sapere che. Cioè, non mi interessa il fatto che chiunque possa rubare quello che scrivo su Facebook, perché se lo scrivo su Facebook è perché voglio condividerlo con gli altri. Certo. Ecco, cosa ha ragione, nel senso che diciamo, più che in una delle slide c'era, diciamo, i comportamenti, elencato i comportamenti da tenere su Facebook. Quello che va tenuto presente è che oggi diciamo, la nostra immagine digitale, la nostra identità digitale rappresenta un pezzo di noi. Violare questa identità oppure avere un comportamento che violi la nostra reputazione, che, diciamo, sconvolga la nostra reputazione, è deleterio, perché diciamo, si viene schedati a vita, così si può dire. E quindi bisogna essere seri su Facebook, ma anche su internet, nei post che vengono fatti, perché la nostra reputazione è tutto, non bisogna essere offensivi. Bisogna rispettare una sorta di netiquette, se la vogliamo dire in termini informatici, di comportamento su internet, quantomeno per il fatto che di certi post, di certe cose che scriviamo, certe foto che pubblichiamo, potremmo pentircene in futuro, perché tutto viene indicizzato, perché attraverso i motori di ricerca è possibile ritrovare anche per esempio email aziendali oppure contenuti nascosti. Ci sono delle ricerche mirate che si possono fare con Google, sono i cosiddetti doc di Google, sono conosciutissimi nell'ambiente,
e possono essere sfruttati per fare ricerche mirate, per esempio per andare a cercare vecchie copie di database, copie di backup, dove magari ci sono le utenze, le credenziali degli utenti lasciate lì da un amministratore distratto, oppure si possono ricercare email nei Google Groups, e quindi diciamo informazioni che per esempio possono essere utilizzate poi per condurre degli attacchi successivamente, quello che viene detto information gathering nei penetration test, cioè io raccolgo prima informazioni, tutta una serie di informazioni, mi costruisco un profilo del mio target e poi attraverso le informazioni che ho raccolto posso attaccarlo o decidere come sfruttare queste informazioni. Quindi tutto quello che scriviamo resta effettivamente, quindi bisogna stare molto attenti, cioè, l'importante è essere seri e avere il buon senso. Va bene, quindi l'ultima domanda, quali consigli può dare a noi semplici navigatori? Cioè, magari quali sono gli antivirus che possiamo scaricare gratuitamente e che offrono una maggiore protezione? E gli antivirus, fare pubblicità, ce ne sono tanti che sono free e diciamo tutti sono buoni, nel senso che sono, diciamo, la parte free generalmente offre già un buon livello di protezione, la parte aggiuntiva ti dà chiaramente delle feature in più. Il controllo diciamo real time su certe, sui link di, che vengono cliccati e così via, però diciamo gli strumenti free già suppliscono ad una buona parte diciamo delle problematiche. È importante avere anche uno spyware, come dicevo nelle slide. Lo spyware, l'anti-spyware intercetta tutta una serie di minacce che generalmente gli antivirus non intercettano, e quindi un antivirus anche free è un anti-spyware installato sulla macchina, e poi ovviamente il comportamento su quello, diciamo, non ti salva nessuno, cioè se il tuo comportamento non è di buon senso, se navighi su siti diciamo poco sicuri, devo citare il porno, devo citare i siti Warez dove vengono scaricati software craccati eccetera eccetera, e allora puoi esporti chiaramente a delle minacce di Trojan e di software malevolo, può essere scaricato sulla tua macchina, infettartela, e a volte non neanche te ne accorgi. Quindi diciamo è il comportamento, come dicevo prima, è l'habitus mentale, è quello che diciamo ci permette di essere più sicuri, non tanto gli strumenti, quelli ci aiutano e dobbiamo utilizzarli consapevolmente, anche nel caso dei social network, quindi utilizzarli consapevolmente, non utilizzarli, oppure non, diciamo, non crearsi il profilo Facebook perché si ha paura, e se qualcun altro lo crea per te e lo usa per diffamare qualcun altro, cosa succede? È come non usare la televisione perché si ha paura dei film dell'orrore o cose di questo genere. Quindi usarli, ma usarli consapevolmente. Va bene, quindi grazie Danilo. Grazie a voi. Un saluto da Pascal.